Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Il titolo del video l'avete visto. Questa non è qualcosa che mi sia stato mai chiesto esplicitamente, ma nell'ultimo periodo si è venuta a creare una discussione in merito sul gruppo Discord del canale, su quello e sugli errori d'ortografia. E diciamo anche che questa è una delle questioni più vecchie e spinose nell'ambito del gioco di ruolo, quindi dedicarci un video prima di passare agli argomenti della seconda metà della stagione non è una cattiva idea. Quindi questa settimana avremo la prima parte, in realtà, perché questo è un blocco di due video, e iniziamo col vedere tiri coperti, tiri scoperti, cosa sono, quando usarli e perché. Prima di cominciare a parlare di che cosa sia un tiro coperto, un tiro scoperto, bisogna prima fare un preambolo che magari ai giocatori più esperti tra di voi sembrerà superfluo, ma sono cose che è importante ripetere ogni tanto. La stragrande maggioranza dei giochi di ruolo tradizionali prevede che all'interno del gioco esistano delle procedure per generare risultati in maniera aleatoria. Ne abbiamo anche parlato nel video la settimana scorsa. In pratica, cioè che bisogna tirare un dado, pescare una carta o comunque eseguire un qualche tipo di prova per vedere cosa succederà. In teoria, una volta eseguita la prova, il giocatore dichiara al master qual è il risultato della sua prova e il master risponde al giocatore le informazioni utili su come il mondo di gioco è stato influenzato da quella prova. Su queste informazioni il giocatore si baserà poi per prendere le sue decisioni di gioco. Il tuo tiro per colpire di 14 ha superato la classe armatura dell'orco e adesso lo hai ferito. Bene, se l'orco è ferito, provo a intimidirlo. Fin qua ci siamo tutti. Il fatto però è che ogni volta che viene eseguita una prova, in realtà il giocatore non riceve solo le informazioni che il master gli fornisce, perché il risultato stesso della sua prova di per sé è un'informazione. Facciamo un esempio concreto e utilizziamo il D20 System, che dovrebbe essere quello più conosciuto in assoluto. Per chi di voi non lo conosce, qui c'è un'intera playlist a riguardo. Diciamo che il ladro del party sta andando in avanscoperta nel dungeon quando si imbatte in una trappola e decide di provare a disinnescarla. Esegue la sua prova di disattivare congegni e come risultato tira un 18 per un totale di 23. Il master gli dice che capisce abbastanza facilmente il funzionamento della trappola, pianta un cacciavite tra gli ingranaggi impedendogli di scattare e così la trappola è neutralizzata. Il giocatore che muove il ladro ha ricevuto due informazioni. La prima è che la trappola adesso è stata disinnescata, quindi non è più pericolosa, che è quello che gli ha detto il master. Ma la seconda è che la difficoltà della trappola era pari o inferiore a 23, che è l'informazione che ha letto sul dado. In questo caso, però, quale fosse la difficoltà della trappola per il giocatore è un'informazione inutile, tanto oramai la trappola è stata disinnescata. Il ladro prosegue nella sua esplorazione e si imbatte in una porta. Decide quindi di origliare per vedere se c'è qualcuno dall'altra parte. Esegue la prova e il risultato del dado è un 2. Il master gli dice che non sente niente dall'altra parte della porta e che probabilmente la stanza è vuota. In questo caso l'informazione fornita dal dado è molto rilevante. 2 è un risultato molto basso su un dado da 20, quindi il ladro ha fatto un tiro molto basso, il che vuol dire che probabilmente la prova è fallita. Ma se, avendo fallito la prova, l'informazione fornita dal master è che non sente niente e che la stanza è vuota, e questa prova è fallita, allora l'informazione che gli è stata data è falsa e quindi probabilmente la stanza non è vuota.
In questo caso il risultato della prova è molto rilevante, 2 è un risultato molto basso e con un risultato di 2 di dado il master ha detto che non sente rumori e che la stanza è vuota. Però il giocatore, sapendo di aver tirato basso, può ragionevolmente presupporre che la prova sia fallita e che quindi l'informazione che il master gli ha dato sia sbagliata e che quindi la stanza non sia vuota. Ora, prima che qualcuno nei commenti cominci a scrivere: "Ah, ma questo è metagioco!" Sì, ovvio, è metagioco. Tutti i risultati di tutte le prove non appaiono all'interno del mondo di gioco, quindi ne sono un meta elemento. Il vero problema è che in questo caso il giocatore, conoscendo il risultato della sua stessa prova, ne ha fondamentalmente vanificato l'efficacia. Infatti, il giocatore a questo punto potrebbe presupporre che la stanza sia vuota, perché avendo tirato un risultato basso, molto probabilmente la prova è fallita, quindi l'informazione che il master gli ha dato è falsa. In realtà, però, non è così, perché, per esempio, la stanza potrebbe essere vuota e quindi non esserci alcuna prova da superare, e quindi qualunque fosse il risultato che il giocatore avrebbe detto, il master avrebbe dichiarato: "Non senti nulla", perché non c'era nulla da sentire. Seguendo questo ragionamento, però, paradossalmente, fallire una prova di ascoltare contro una stanza in cui non c'è niente da ascoltare potrebbe portare il master a dare effettivamente un'informazione falsa e quindi dire al giocatore che hai sentito un rumore. Però il giocatore continuerebbe a sapere che la sua prova è bassa. A questo punto il giocatore non potrebbe sapere se la risposta del master è data dal fatto che la prova sia fallita, dal fatto che non c'era nessuna prova, o magari dal fatto che dall'altra parte c'era effettivamente qualcuno, ma che a sua volta stava cercando di non farsi sentire, e quindi magari quel risultato, per quanto basso, potrebbe essere stato comunque più alto di quello del personaggio che si stava nascondendo. Capite che si è arrivati a una situazione paradossale. In pratica, in entrambi i casi, sia che la stanza sia piena, sia che la stanza sia vuota, il giocatore non ha nei fatti avuto nessuna informazione da parte del master, perché qualsiasi cosa il master gli dirà potrebbe paradossalmente essere contemporaneamente sia vera che falsa. Ovviamente poi ci sono anche altri motivi per cui sarebbe preferibile che il giocatore non sapesse il risultato della sua stessa prova. Ce ne saranno infiniti che dipendono dal tipo di gioco, dallo stile del tavolo e dalla situazione che si sta venendo a creare in quel momento, ma non potendo fare tutti gli esempi possibili, questo è quello che mi sembrava il più calzante. Il concetto mi sembra chiaro. Quindi, per ovviare a questo tipo di situazioni, cioè quando conoscere il risultato di una prova sarebbe controproducente per il giocatore stesso, la convenzione vuole che il master esegua la prova separatamente e comunichi solo le sue informazioni al giocatore e non il risultato del dado, tradizionalmente tirando da dietro lo schermo. In questo modo il giocatore avrà solamente le informazioni che il suo personaggio conosce e si eviterà di rendere fondamentalmente superflua la prova inserendo informazioni in aggiunta. Questi sono ovviamente i tiri che vengono chiamati tiri coperti. Per esclusione, tutti gli altri tiri, cioè quelli in cui i giocatori possono vedere qual è il risultato loro stessi, sono chiamati i tiri scoperti. Questa è probabilmente una delle convenzioni più antiche all'interno del gioco di ruolo, tanto che in molti manuali la trovate proprio codificata a livello di regole, con il manuale stesso che dichiara quali prove devono essere eseguite in segreto e quali prove devono essere eseguite apertamente. Se questa però era tutta la parte teorica sul cosa sono le prove coperte e scoperte e per quale motivo alcune prove dovrebbero essere eseguite in maniera coperta,
C'è poi tutta una questione che riguarda l'etica del gioco di ruolo e il patto sociale dei giocatori. Quella però non dipende da elementi meccanici e quindi non ne parleremo in questo video perché preferisco che questo video rimanga asettico in modo che possa servire come teoria per i neofiti. Ne parleremo in un prossimo video. Però, dato che quello sarà un video che non parla di fatti, ma parla principalmente di opinioni, io vi dirò cosa ne penso io sui tiri coperti e scoperti, ma essendo opinioni, la mia opinione vale quanto l'opinione di chiunque altro. Quindi mi sono già organizzato con la gente sul gruppo Discord del MasterCae, e adesso lo dico anche a voi che non siete sul gruppo. Scrivetemi sotto nei commenti qual è la vostra opinione in merito, se li usate, se non li usate. È probabile che nel prossimo video, che uscirà non credo settimana prossima, ma tra un paio di settimane, leggerò anche tutte le opinioni o farò un riassunto delle varie opinioni che sono arrivate, in modo che la gente possa farsi un'idea di qual è il dibattito in merito alle proprie coperte e come scoperte. Per questo video invece la finiamo qua, mi sarei già stato anche più lungo del solito. Se volete ricevere le notifiche, iscrivetevi e schiacciate la campanella, mettete un like e condividete che aiuta a far crescere il canale. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.